1-72 con questo punteggio la Paffoni Omegna si aggiudica la Coppa Italia di Serie B 2019 battendo in finale i Tigers Cesena, gara che di fatto esiste solo nel primo quarto, chiuso da Cesena sopra di 1. Dal secondo periodo in poi il match scivola decisamente dalle mani dei ragazzi il coach Giampaolo Di Lorenzo e prende la direzione dei piemontesi. Cesena fatica tantissimo sotto canestro, è senza papa e soffre la maggior fisicità della squadra di coach Izzinardi, soprattutto David Berkic è in serata negativa e quando si apre la scatola e Omegna riesce a trovare le triple dal secondo quarto in poi, a quel punto tutto il match va nelle sue mani. La formazione piemontese riesce a ottenere anche 20 lunghezze di vantaggio al 24esimo, perché è lì all'inizio della ripresa che la gara si spacca in due. Cesena segna soltanto un canestro con Raschi nei primi 6 minuti del terzo quarto e a quel punto non riesce più ad avere chance di recuperare un match che fa sì che Omegna trovi anche il più 23 a 6 minuti e mezzo dalla fine. Per un paio di volte Cesena riesce a ricucire sul meno 13, ma tutte le volte che arriva a questo punto Omegna piazza i canestri che la riportano in alto nella fiducia e nel punteggio. Solo nel finale Cesena riesce a ricucire qualcosa. Finisce così con un Battisti da 20 punti e forse unico giocatore al pari di Raschi a giocare sopra la sufficienza. Una finale comandata e vinta meritatamente da Omegna. Per Cesena ora è il momento di rituffarsi in campionato e pensare al derby con Faenza del Carisport, una partita estremamente importante per i bianconeri.